In questa lezione vi insegnerò a fare dei segnalibri di Halloween, come vedete in questa immagine. Li realizzeremo insieme. Prendete subito della carta da acquerello. Io ho separato la carta perché possano venire quattro segnalibri e poi mi sono servita del nastro di carta di scotch normale e dello scotch quello trasparente per fare la luna che apparirà nello sfondo. Ho usato tecniche diverse per farvi vedere come questo si può ottenere sia usando questi nastri di carta oppure prendendo, come in questo caso, uno stick di colla e usare il perimetro, diciamo, della la forma della colla per tracciare la mia luna. Altrimenti l'altra soluzione la possiamo ottenere usando per esempio il mascheramento fluido. Traccio comunque la mia luna, la circonferenza della mia luna e poi posso andare appunto col mascheramento e può essere sia a pennello oppure si può fare a penna. Posso andare a tracciare i contorni affinché poi possa lavorare più libera, affinché possa andare a dipingere più liberamente. A questo punto posso iniziare a partire con il disegno. Posso decidere di lavorare bagnato su bagnato, bagnando prima la carta sotto, prima di applicare il colore, oppure posso lavorare anche bagnato su asciutto. Dipende questo dal soggetto che voglio andare a fare. Io ho preparato un disegno con una matita HB in cui ho messo alcuni elementi come case, un cimitero, alberi secchi. Parto sempre da quello che è lo sfondo, quindi facendo prima il cielo in tutti e quattro i segnalibri e poi, è logico, la luna, come potete vedere, mi apparirà in questo caso dove io ho il nastro di scotch sotto. Posso andare tranquillamente anche sopra, poi quando andrò a rimuoverlo vi mostrerò che appunto rimarrà il disco della luna ben scontornato ed evidente. Logicamente qui giocate un po' con i vostri gusti, giocando con il colore blu scuro, notte, potete fare il nero, il grigio, oppure dei toni tipo sul viola. Io farò appunto ognuno di questi segnalibri avrà dei toni diversi proprio per farli vedere come si può effettivamente variare e lavorare in tanti modi. Andiamo quindi a fare tutti gli sfondi. Logicamente dove poi ho la luna che invece dovrò scontornare, può essere bellino fare anche degli effetti tipo meteoriti o luci nel cielo che arrivano e quindi potete farlo con un pennello e rimuovendo, vedete a fresco il colore che avete appena messo. Logicamente poi decidete voi se farli o meno e potete logicamente lavorare più a fresco lavorate, più potete rimuovere il colore chiaro. Nel fare questo altro segnalibro andrò con un colore più scuro, questa volta intorno alla luna ho messo il mascheramento, quindi posso andarci leggermente sopra, ma nel centro non l'ho messo, quindi dovrò stare comunque attenta a salvaguardare una certa parte. Quest'altro segnalibro all'estrema sinistra che vado a fare ora lo faccio con il colore arancio e qui devo stare ben attenta a scontornare senza intaccare il colore, il bianco sotto, perché altrimenti poi mi rimarrà difficile rimuoverlo il colore. Dopo che ho fatto tutti gli sfondi, andrò a fare i soggetti, possono essere case, alberi, e mi diverto con un colore molto intenso. Potete usare un nero, potete usare un grigio di Paint, e poi ricordatevi di fare per esempio le finestre. Le finestre andranno fatte per esempio con il colore giallo o arancio. Ora logicamente sto lavorando con il colore sempre più asciutto, sempre più saturo e mi diverto a fare pipistrelli, alberi e quello che desiderate. Quando mi accorgo che il fondo è completamente asciutto, posso andare a rimuovere, per esempio, i dischi che mi coprivano la luna.
fatti con il nastro o con lo scotch. Rimuovo anche con una gomma tutto quello che è il mascheramento fluido e posso andare, se voglio, a colorare anche la luna, un po' argentea, un po', o lasciarla semplicemente come un disco bianco. Posso intervenire poi, lo vedrete, sugli alberi per prolungarli e farli passare anche davanti alla luna, aggiungendo, vedete, gatti, pipistrelli, vi farò vedere tutta una sorta anche di animali. Come potete vedere, mi sono divertita a fare gatti, pipistrelli, mani che emergono da cimiteri, da tombe, corvi neri e faremo anche un ragnetto che pende dalla ragnatela. Una volta assicurata che tutto sia asciutto, prendo e rimuovo il mio nastro di carta che avevo messo per separare i vari segnalibri. Poi con una taglierina vado a rifilare tutti i segnalibri per bene. E poi in ultimo ho pensato di renderli ancora più caratteristici mettendoci per esempio dei brillantini. E quindi questi brillantini argento li posso mettere nella luna, che poi una volta asciugati danno un effetto molto particolare, mentre dove ci sono le case, le abitazioni un po' incantate e magiche, posso mettere anche un luccichio di colore dorato, di brillantini questa volta dorati. Il risultato è divertente. Vi invito a seguirmi per altri video che farò e ricordatevi di attivare la campanella per non perdere tutto ciò che pubblicherò e di iscrivervi appunto al mio canale. Grazie per avermi seguita e buon Halloween a tutti!